Invece lui io ti ho detto questo, invece dice l'altro che sta parlando con la al Palaspedini sono stati ospitati 65 minori stranieri non accompagnati di nazionalità egiziana e siriana e 21 minori stranieri accompagnati, quindi con le famiglie, di nazionalità siriana. 103, come previsto appunto dalla legge, i minori stranieri non accompagnati saranno collocati presso strutture adeguate. In Sicilia sono stati collocati alcuni in una comunità in provincia di Catania, a Mineo, altri a Giarre. Ritengo che gli immigrati siriani e egiziani che oggi sono ospitati presso la struttura del Palaspedini siano trattati nelle condizioni migliori possibili. In questo momento, dato anche il grande numero degli arrivi, le comunità sono per lo più piene. Tutti i minori che sbarcano in Sicilia vengono collocati in comunità della stessa Sicilia. Proprio per questo richiamo quanto fatto da Save the Children, quindi il DDL proposto e sposato da più parlamentari di diversi schieramenti politici, in cui viene anche proposto un sistema di accoglienza strutturato, quindi che esca fuori dalla logica dell'emergenza. E a tal proposito nel DDL viene anche appunto suggerito l'adozione di un sistema centralizzato, quindi un database nazionale con le comunità, di modo che sia più semplice e veloce il collocamento del minore in strutture adeguate. Ci stiamo adoperando insieme alla provincia e alla prefettura per trovare un immobile da destinare come centro di primissima accoglienza. È un'ipotesi sicuramente percorribile, quella legata all'utilizzo dell'ex caserma dell'Arma dei Carabinieri, che è di proprietà della provincia. La provincia sta provvedendo alla ristrutturazione, vi sono dei rallentamenti legati ai servizi, quindi impianti elettrici, allacciamento Enel, acqua ed altro. Spero che in poche settimane si possa rendere fruibile questa struttura.